Inizio questo vlog così nel disagio più totale per una buona dose di realtà e poi perché sento che mi sta sfuggendo la settimana, l'intera settimana, e io non sto riuscendo ad organizzarmi per filmare perché non è mai il momento adatto e quindi ho deciso perché no iniziare subito così nelle pessime condizioni in cui potessi iniziare un video. Ma ci vuole anche questo, ci vuole anche un po' di realtà. Tutti passiamo dei momenti un po' così, dove abbiamo in casa una sorta di lavanderia. Non è finito anche qua, pieno. Tra l'altro, questa è la parte che state vedendo, mentre c'è una parte che non avete nemmeno visto. Quindi tutte altre cose che abbiamo lavato un pochino meno delicate, perché queste sono le cose un pochino più delicate, un pochino più ingombranti. Quelle meno delicate sono già state lavate e sistemate al loro posto negli armadi. Tra l'altro anche Andrea mi ha dato una mano molto molto grande. Stamattina è anche andato a lavare la macchina, per cui ci siamo divisi un po' i compiti. Io adesso dovrò sistemare tutta questa roba che avete visto e dovrò stirare quello che c'è da stirare. E riordinare un po' la casa, anche in quello mi darà una mano anche lui perché non posso assolutamente fare tutto da sola. E nulla, buongiorno, comincia così questo video. Riprendiamo la routine in un modo un pochino più tranquillo perché questa settimana sono in smart working e cade a pennello perché era proprio necessario, altrimenti non sarei mai riuscita a sistemare tutto questo disastro. Non sarei mai riuscita a prepararmi e quindi in questo vlog cosa vediamo? Cosa combino dopo le vacanze? Come mi riorganizzo, rimetto a posto la vita per quello che si può fare? Perché, ahimè, non tutto può essere gestito, organizzato, ma da una parte anche meglio così perché se no che noia. E per mettervi un po' a bordo su tutto, ho iniziato la settimana allenandomi, infatti anche adesso sono in abbigliamento da workout perché sto finendo di allenarmi e avevo troppa voglia di cominciare a filmare, non avevo più pazienza. Ho già fatto un allenamento, questo è il secondo e sta andando bene. Ieri ho fatto un allenamento di gambe distruttivo e oggi sto soffrendo parecchio, stamattina è stato terribile perché mi sono svegliata con un crampo al polpaccio, probabilmente non ho fatto abbastanza stretching e mi assumo tutte le colpe per questo. Oggi sto facendo upper body un pochino più incentrato sulla schiena, sulle spalle, quindi la parte sopra, dietro. Oggi bisogna fare un bel po' di cose, a parte sistemare quello che avete visto. Bisogna proprio fare alcune cose che non si fanno da tanto tempo, tipo riorganizzare, tipo lavare il frigo. Questo è un tasto molto dolente perché io odio lavare il frigo, però mi tocca perché è un frigo che si congela, quindi ha una parte che non si autosbrina, per cui ogni tot bisogna scongelarlo, lavarlo, togliere tutto col ghiaccio, perché poi questo è fondamentale per il corretto funzionamento del frigo in generale. Ma poi è anche utile per il consumo di energia perché più ghiaccio c'è, più il frigo consuma, per cui tenetelo a mente se avete un frigo di questo tipo. E poi ho letto anche che se c'è troppo ghiaccio si rischia di rovinare proprio il frigo perché troppo ghiaccio poi fa troppo peso su quei tubi che portano il freddo nel congelatore, per cui è meglio proprio fare questo passaggio una volta o meglio 2 volte all'anno. Poi il frigo io comunque lo lavo molto più spesso, appena vedo che si crea un po' di sporcizia lo pulisco, non aspetto troppo tempo. E quindi in questo video vedrete un po' di tutto, pulizia, organizzazione, tutto quello che piace a me, ma anche a molti di voi, notato, amate un sacco l'organizzazione, per cui siamo sulla stessa onda. Avete mai mangiato la minestra ad agosto con 37 gradi fuori? No? Nemmeno io. Però oggi ci tocca perché questa minestra era nel freezer e il freezer andava scongelato, ce l'avevamo lì da questo inverno e poi avevamo anche la focaccia da Capodanno. Ditemi che non siamo gli unici ad accumulare cibo nel frigo, per favore. Eccomi di nuovo qua, nel frattempo ho incominciato a darmi da fare e la cucina è un disastro totale, c'è di tutto in giro, ho tirato fuori tutto dal frigo,
sia la parte sopra che la parte sotto. E per velocizzare lo scongelamento del freezer, ho letto su internet che si può mettere una pentola con dell'acqua calda dentro e così si scioglie più in fretta il ghiaccio. E devo dire che sta già facendo il suo lavoro e lì da meno di mezz'ora questa parte è tutta quasi completamente scongelata. Per quella lì ci verrà un pochino di più, però c'è tempo, c'è tutta la giornata ancora davanti. Per pulire il frigo si può utilizzare ovviamente acqua e aceto o acqua e bicarbonato di sodio. Io uso questo prodotto qui, Mr. Magic, è un lavafrigo e lava microonde che è arricchito con aceto naturale, per cui neutralizza gli odori, non è tossico, per cui può essere utilizzato all'interno di ambienti dove vengono conservati gli alimenti, e per lo stesso motivo va bene anche per il microonde, perché sappiamo che dentro il microonde non bisogna utilizzare detersivi troppo aggressivi e quindi meglio utilizzare qualcosa di più naturale. Poi Andrea mi darà una mano a lavare tutti gli accessori interni e si spera che entro sera finiremo questo lavoro qua e andremo a fare la spesa, anche perché non abbiamo più niente da mangiare. Questo lavoro sta diventando veramente un'eternità. È tutta la mattina che siamo qui a farlo scongelare e ancora c'è un bel pezzo da scongelare e ci ho provato con l'acqua calda, ci ho provato con il phon, ma niente, alla fine mi sono arresa e ho mangiato, ho già lavato un bel po' e tutti gli accessori del frigo sono tutti puliti, asciutti e alcuni sono anche già dentro. Ho anche pulito tutta la cucina e adesso aspetto solo questo maledetto frigo che si scongeli per asciugare, lavare bene tutto e chiuderlo una volta per sempre. Sono già le 3:30 e non ne posso più, mi sento un attimo esaurita. Ora mi sono ricordata perché lo faccio una sola volta all'anno questo lavoro, perché ci vuole letteralmente un'eternità. Magari non un'eternità, ma un'intera giornata sì. Mi sa che riattacco col phone. Forse sono riuscita ad accelerare leggermente il processo. La parte sotto si sta scongelando molto velocemente, mentre quella lì, quella maledetta lì sopra, ancora no. Ma io non mi arrendo. Mi sa che la lascio lì a fare il suo e vado a fare un po' di spesa. Tanto se sto qui mi viene solo il nervoso. Oh, l'ultimo. Oh mio Dio, manca solo questo pezzettino, muoviti. Poco fa ho mentito perché non sono in realtà andata a fare la spesa, ci devo andare, ma ormai aspetto questa bestia qui. E manca solo un pezzettino, ma non vuole scendere. Adesso lo tiro fuori con la forza. Ho finito. Ho finito di lavare il frigo, non potete capire quanto sono orgogliosa di me stessa. Tra l'altro qui avevo messo un po' di limone dentro una ciotolina e ho lasciato il frigo aperto ovviamente in tutto questo tempo. Il freezer è lavato e completamente pulito, ora si può finalmente accendere. Tra l'altro quando si riaccende il frigo meglio puntarlo al massimo, perché così si rinfresca più velocemente. E tra l'altro meno male che non sono andata a fare la spesa, perché mi sono fermata a pensare e effettivamente tornare con la spesa e non avere il frigo pronto per mettercela dentro non è proprio un'ottima idea. Così invece quando tornerò il frigo sarà prontissimo. Non potete capire la soddisfazione di poter chiudere con agevolezza lo sportellino interno del freezer. Queste cose non sono belle da fare, mentre le stai facendo odio la tua vita, ma
il risultato è la cosa che ti fa iniziare, ti fa fare tutte queste cose. Perlomeno così funziona per me, perché alla fine so che poi sono contenta del lavoro fatto. Tra l'altro, non l'avete visto, ma Andrea mi ha dato una mano. Tutti tranquilli perché ha lavorato anche lui a questo progettino. È arrivato il momento di smetterla di procrastinare e fare qualcosa per tutto questo disordine. E lo facciamo in 3, 2, 1. Ma, cioè, sono talmente orgogliosa di me stessa in questo momento. Questa cosa dello stirare i vestiti mi ha preso talmente bene che sono tipo in uno stato, datemi qualsiasi cosa e io la stirerò. Ho persino stirato le lenzuola. A un certo punto ho iniziato a stirare anche gli strofinacci della cucina, ma poi mi sono fermata, ho detto non esageriamo adesso. Comunque ho finito di stirare tutto quanto e di piegare tutto quanto. Lì ci sono dei vestiti che ho appena lavato e poi qui è tutta roba da mettere a posto. E ho persino preparato già l'abbigliamento per allenarmi domani mattina. Ma chi sono diventata io? Va bene, basta compiacermi così tanto di me stessa. Ora metto velocemente tutto quanto a posto e vado finalmente a farmi una camminata in tutta la serenità possibile. Ora la vera domanda è come far entrare tutto qui dentro quando non ci sta più niente. La verità è che dovrei fare un altro po' di decluttering barra riorganizzazione, perché in realtà non mi devo sbarazzare di nulla, però magari dovrei switchare un po' di cose che non uso più perché magari le vacanze sono già finite. Però questa cosa forse si farà domani ormai, perché adesso non ne ho più, perché adesso non ne ho più voglia. Ad esempio questa. Posto ovviamente coordinato per colore dal più chiaro al più scuro e adesso metterò una cosa molto difficile da mettere per me, ma è vero, ho bisogno di un armadio un pochino più grande perché i vestiti non mi ci stanno dentro. E fare decluttering non servirà a nulla perché sono tutte cose che in realtà mi servono e che non posso assolutamente buttare o regalare o vendere. Questa stanza non è più una lavanderia e questo mi rende felice. Il ferro da stiro lo metterò via quando sarà più freddo. E poi questi li tolgo adesso appena chiudo il video. Proprio quando pensavo che avevo finito di incasinare questa stanza, mi sono ricordata che bisognava fare un'altra cosa prima che le temperature comincino a scendere, per cui ho lavato tutti i rivestimenti dei divani e li sto facendo asciugare perché ovviamente non li posso inserire nell'asciugatrice. Anche il salone è tutto sotto sopra, ma ricordatevi una sola cosa in questi casi: le cose prima di migliorare devono peggiorare all'ennesima potenza e poi andrà tutto meglio. Ma perché devo fare le cose sempre all'ultimo? Perché devo procrastinare per un'intera settimana e ridurmi a domenica sera a dover sistemare i divani? Non riesco proprio a comprendere questa cosa, ma ora non c'è più scampo, bisogna farlo. Aggiorniamo su tutto il resto.
Sono passati diversi giorni e per quanto mi piacerebbe dirvi che sono qui sul divano a rilassarmi e a bermi una tisana perché la casa è perfettamente pulita e ordinato, non è la verità, perché alla fine la vita va avanti e non è che la casa sta lì perfetta e nessuno la tocca e le cose rimangono così come le fatte. Comunque ci si continua a vivere dentro e io perlomeno non riesco a tenerla sempre in ordine, perché da questo se ho imparato una lezione è che mantenere la casa in ordine e pulita è un vero lavoro e io non ho ancora sbloccato quella capacità di mantenerla sempre perfetta. Se qualcuno di voi l'ha fatto, condividetelo con tutti noi comuni mortali, perché veramente io il giorno che scopro il trucco lo condivido con tutto il mondo. Ma per ora tutti voi che come me fate fatica a mantenerla in ordine anche solo per 24 ore, non disperate, è normale. Nella vita bisogna rendersi conto che non si può fare tutto, bisogna fare un po' di tutto, e quindi anche per la casa meglio fare piccole cose ogni giorno e cercare sempre di migliorarsi, ma non cercare la perfezione, perché la perfezione ormai è un concetto troppo obsoleto. Io davvero spero di avervi dato un po' di spunti per cose da fare in vista dell'arrivo dell'autunno e un po' di motivazione, perché quella serve sempre. Chiudo questo video qui perché non voglio farlo diventare un altro video lunghissimo. Vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo come sempre la prossima settimana con un nuovo video. Mi raccomando, se avete trovato utile questo video, se vi piacciono questa tipologia di video, fatemelo sapere con un like o scrivetemelo nei commenti, giusto per capire se sto facendo cose che vi interessano o se sto andando in una direzione completamente sbagliata. Io vi saluto e alla prossima. Ciao!